Ciao a tutti, torniamo a parlare di calcio oggi con un giocatore che ha un palmarès che pochi possono vantare. Questa è una maglia della Roma di 16 anni fa, è il giocatore Cristian Panucci. Bel caratterino, Cristian, per capirci. Giovanili del Genoa, 15 anni, faceva anche il benzinaio per 50.000 lire a settimana per non gravare sui genitori. Gioca a pallone, va bene nel Genoa, debutta in Serie A, lo nota il Milan di Fabio Capello, veste quella maglia e lì va a vincere tutto quello che può vincere, anche la Coppa dei Campioni. Di fatto prende il posto nel grande Milan, che era stato di Mauro Tassotti. Poi il Real Madrid e vince ancora la Champions League e poi torna in Italia. A Milano sponda Inter, cosa che i tifosi del Milan non gli hanno mai perdonato. Poi però incontra Marcello Lippi e i due letteralmente non si prendono. Poi se conoscete Panucci e Lippi potete un po' immaginare. Comunque poi c'è il Chelsea, c'è il Monaco e a 28 anni nel 2001 nella Roma posta scudetto veste la maglia giallorossa per 8 stagioni costellate di vittorie, di successi e di grandissime prestazioni che gli valgono il soprannome El Grinta perché diventa un giocatore simbolo per la Roma, la storia. In quella stagione lì la Roma perde un derby e nella zona mista che era una tonnara, un assalto all'arma bianca all'epoca, il vostro inviato di Rai Sport prova ad intervistare Panucci che però è un po' nervoso e fa la parte di Gigi Proietti, del Cavaliere Nero, perché mi guardi, non mi rompere le scatole, papà, e diciamo che la cosa con i toni che s'alzano può finire male. Lui se ne va, io me ne vado, passa un mese e ritorna Panucci in zona mista. Io mi giro letteralmente dall'altra parte perché so come va a finire. Invece viene Cristian, si scusa per lo sfogo del mese precedente e mi spiega dell'adrenalina della partita, perché in un post-derby l'adrenalina può durare tantissimo. Una lezione di cui ho fatto tesoro per le interviste a caldissimo in campo e a caldo un po' dopo. La nazionale ne ha fatto parte tante volte fino al 2008, non c'era nella sua stagione migliore, la 2005-2006, quella dei mondiali vinti, l'allenatore era Marcello Lippi. Adesso fa lui l'allenatore, cresciuto sotto Fabio Capello, quando guidava la Russia, Livorno-Ternana, nazionale albanese, deve ancora trovare la sua strada, io spero che la trovi. Ciao Cri.